Buongiorno ai nostri telespettatori dallo studio di Prima Notizia, mancabile appuntamento mattutino con l'informazione. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi andremo a leggere insieme. Vogliamo cominciare con i temi della sanità, con l'appello accorato dell'Ordine dei Medici della provincia di Matera, chieste condizioni di lavoro migliori a garanzia di sicurezza e qualità delle prestazioni. La carenza di organico costringe a turni che superano del doppio le ore di lavoro. Il presidente di Mona chiama in causa la regione. Sentiamo Lucia Pietrafesa. La sentenza emessa dal Tribunale di Matera che ha imposto all'azienda sanitaria locale di eseguire un esame diagnostico risultato impossibile da prenotare dà il senso di quella che è la situazione nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, come pure nei poli ospedalieri afferenti all'ASM. Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Odontoiatri della provincia è tornato a denunciare le condizioni lavorative in cui versano gli addetti di molte unità operative delle strutture ospedaliere e territoriali dell'azienda sanitaria materana, che spinge il personale medico e infermieristico ad esporsi a continui rischi. Nel mirino le condizioni sfavorevoli di lavoro che costringono a turni che superano più del doppio gli orari previsti, senza alcun riposo. I colleghi medici, denuncia il presidente dell'Ordine Francesco Di Mona, sono obbligati a rinviare ferie e congedi, lavorando spesso in precarie condizioni cliniche. Tutto questo va avanti ormai da anni, spiega Di Mona, ed è una delle cause dell'allontanamento degli strutturati e del mancato reclutamento di nuovi medici. Di qui l'appello a Regione Politica affinché si intervenga immediatamente al fine di consentire requisiti minimi di qualità e sicurezza per i professionisti sanitari e di conseguenza per i cittadini che beneficiano delle cure mediche. Non ci può essere qualità e sicurezza delle cure se i professionisti sanitari non lavorano in sicurezza, puntualizza il presidente dell'Ordine dei Medici di Matera. E l'articolo 1 della legge 24/2017 è a qualificare la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, contemperato dalla Carta Costituzionale. Notizia, quella di cui vi abbiamo dato conto in primo piano sulla prima pagina della Nuova del Sud, costretti a lavorare senza mai riposare dalle corsie ospedaliere del Materano, grido d'allarme dei medici dopo mesi di turni esasperanti e ferie rinviate. A denunciare le condizioni lavorative e l'ordine professionale, rimaniamo in pochi, la regione ci ignora. E poi andiamo nella spalla, successo per il debutto della fiction per Elisa, 3 milioni di spettatori, tra cui 100.000 lucani, il coraggio della famiglia Claps conquista gli italiani, la tragedia della studentessa potentina scomparsa nel 1993. In prima serata su Rai 1, il suo sorriso vince sul male che l'ha inghiottita. Nel taglio alto si convochi l'Osservatorio per la sicurezza. Incidenti sul lavoro, i sindacati sollecitano il prefetto Campanaro. 6 le morti nel 2023, compresa quella di martedì a Noepoli. Non ci si fermi al cordoglio. Vertenza ex Ocean di Melfi, 25 quadri padri di famiglia rischiano di non essere ricollocati. Esplode la protesta a Potenza. Nei locali di Potenza e dintorni, minacce per imporre i buttafuori nelle discoteche, inflitte condanne per 25 anni. Statale 18, cittadini infuriati ad un anno dalla frana, i fondi stanziati non sono ancora stati impegnati. La Basilicata volteggia con due ragazze di Potenza al Gran Ballo viennese. E c'è lo sport, in primo piano il calcio di Serie C con le gare, gli anticipi, i turni infrasettimanali. Ieri ha giocato il Picerno, la formazione di Longo va sotto con il gol di Viteritti con il Monopoli e nella ripresa Albadoro fa di nuovo un pareggio. Oggi in campo il Potenza, il tecnico Lerda, chiamati a fare risultati, così nella conferenza stampa della vigilia, rossoblù in campo alle 20:45 al Viviani contro il Sorrento, il tecnico coraggio e entusiasmo. Ed ecco ora qui la pagina dedicata alla questione
sanità nel Materano, in corsia senza mai riposare, anche per 60 ore a settimana. Questo l'approfondimento sulla Nuova del Sud a firma di Michelangelo Russo. I medici della Madonna delle Grazie non ce la fanno più, siamo pochi perché così non si può lavorare. E c'è anche ancora un'altra denuncia relativa alla questione sanità nel Materano. L'assessore Fanelli ci diceva: sanità a pezzi, l'appello anche del presidente della provincia di Matera, e tante sono le criticità che sono state sollevate anche da Cittadinanza Attiva. Andiamo avanti con i nostri contributi, ci occupiamo ora di truffe agli anziani. Comune di Matera, prefettura e polizia locale in campo per contrastare il fenomeno in crescita in questi ultimi mesi. Promossa una campagna mediatica e incontri aperti con i cittadini. Sentiamo Mara Risola. Uno spot televisivo o radiofonico, affissioni pubbliche e incontri rivolti alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio alla luce del progressivo incremento di casi di truffe, più 26% negli ultimi mesi. E quanto prevede il progetto che l'amministrazione comunale di Matera ha promosso in collaborazione con la prefettura, facendo leva su un finanziamento del Ministero dell'Interno. La condizione di progressivo isolamento relazionale e sociale che vive una parte della popolazione anziana facilita la commissione di truffe eseguite con stratagemmi sempre più raffinati e persino il ricorso a travestimenti. Spesso tali reati sfruttano la naturale preoccupazione rispetto al verificarsi di eventi dannosi gravi, quali fughe di gas, di acqua, cedimenti strutturali, situazioni di pericolo riguardanti familiari prossimi. Il progetto vedrà il coinvolgimento operativo e sinergico della polizia locale e dell'equipe psicosociale del servizio sociale comunale per sensibilizzare la comunità attraverso slogan informativi. Una campagna integrata di comunicazione e incontri programmati presso i principali luoghi di aggregazione della popolazione, quali parrocchie e centri sociali. Si vuole così contribuire a incrementare condizioni di sicurezza e protezione per le persone anziane, soprattutto quelle che vivono condizioni di isolamento, prive di supporto da parte dei familiari, quindi maggiormente esposte al rischio di truffe, fornendo, se necessario, un servizio di supporto psicosociale. Il primo incontro pubblico è stato già programmato per il prossimo 26 ottobre alle 17 nel salone della parrocchia di San Giacomo. Continuiamo a leggere la Nuova del Sud, questa è la pagina dedicata alla fiction per Elisa, il male che ha inghiottito Elisa e il coraggio di una famiglia per bene, i claps contro omertà e potere. Oltre 3 milioni di spettatori, 100.000 lucani incollati alla TV per il debutto della miniserie targata Rai per Elisa. E poi ancora una storia per troppi anni passata sotto traccia e ora la ribalta nazionale per raccontare la tragedia della giovane potentina scomparsa e uccisa da Danilo Restivo il 12 settembre del 1993. Siamo alla cronaca giudiziaria, minacce per imporre il servizio di buttafuori nelle discoteche di Potenza e dintorni, condanne per 25 anni. Concorso in estorsione e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso, i reati principali contestati per Alessandro Scavone, pena 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione. E siamo alla viabilità con il caso Maratea. Perché i fondi stanziati non sono ancora stati impegnati? La rabbia dei cittadini riguardo le condizioni della statale 18 a quasi un anno dalla frana. Illustrate le motivazioni della protesta in programma domani. E intanto l'assessore alle infrastrutture MER ha incontrato ANAS a Roma, la strada sarà agibile per la prossima estate, questa dunque la rassicurazione. E torniamo ad occuparci di sanità perché è tornata a Melfi la carovana della prevenzione, visite gratuite per donne e uomini grazie al supporto dei medici endocrinologi. Buona la partecipazione al presidio in via Aldo Moro, ce ne parla Vittorio Laviano.
Dopo il successo dello scorso anno, Maiora e Despar, con l'associazione di volontariato Comen Italia, hanno riproposto la carovana della prevenzione. Unità mobili, con personale medico qualificato, hanno così accolto all'interno del parcheggio presso il punto vendita Interspar in viale Aldo Moro a Melfi cittadini che hanno effettuato screening gratuiti per prevenire tumori di genere. Carla Di Grazia, della segreteria organizzativa per il Comitato regionale Lucano Comen, ci parla di questa associazione e della giornata di Melfi che ha seguito quella di Filiano. L'associazione Susan Comen è in Italia da tanto tempo, dal 2019 ha sede anche attraverso un comitato alla regione Basilicata ed ha come obiettivo quello di promuovere alla prevenzione nello specifico dei tumori al seno. Questa mattina uno dei progetti più importanti e rilevanti della Susan Comen è proprio quello della carovana della prevenzione, dove grazie al sostegno e al supporto dei medici del territorio che si mettono a disposizione volontariamente è possibile effettuare delle visite gratuite. Oggi facciamo tappa a Melfi e l'esame che viene stato offerto alle persone è quello dell'endocrinologa. Ieri siamo stati a Filiano dove grazie alla disponibilità dei medici è stato possibile effettuare esami come la mammografia e esami ginecologici. La dottoressa Murano qui a Melfi, mentre a Filiano il dottor Cammarota e il dottor Martinelli. Infine Luca Ieva di Maiora Despar. Per il secondo anno consecutivo siamo contenti come Maiora Despar Centro Sud di aver sposato il progetto della carovana della prevenzione di Comen Italia, che offre screening gratuiti endocrinologici, senologici e urologici. Melfi è la terza tappa su 5 che Despar ha organizzato per diverse regioni del centro-sud, tra cui anche la Basilicata, e oggi siamo qui ad offrire screening endocrinologici rivolti sia a uomini che a donne. I screening sono gratuiti, ovviamente previa prenotazione, infatti nei giorni precedenti, nei punti vendita, i punti vendita si sono trasformati in veri e propri centri di informazione, quindi abbiamo condiviso con tutti i nostri clienti quella che è la nostra iniziativa e il nostro impegno sociale. La pagina dedicata alla città di Potenza della Nuova del Sud, caos, viabilità in centro, disagi in via 4 novembre per i lavori di riqualificazione della Villa del Prefetto. Il Comune chiede alla provincia tempi celeri di limitare il transito solo in alcune fasce orarie. Ci spostiamo nel Materano, risorse pubbliche sprecate e intanto il sogno del capitano di Bernalda per preda delle mareggiate. Andiamo ad approfondire, le opposizioni interrogano Tataranno, Carbone c'è la proroga per lo smantellamento del lido inclusivo, questo quanto sta avvenendo a Bernalda, a Metaponto di Bernalda, dove andiamo a rivedere il titolo, di recente è stato inaugurato un lido interamente accessibile alle persone disabili, ora la denuncia perché la struttura è appunto interessata dai danneggiamenti provocati dalle mareggiate, mentre nessuno se ne sta occupando. Siamo alla pagina della cultura e degli spettacoli, la Basilicata volteggia con due ragazze di Potenza al Gran Ballo viennese. Eccole qui Angelica Viggiano e Maria Lorena Lippo, sono tenaci, determinate ma soprattutto libere sognatrici pronte a danzare a Roma sulle note dei più famosi valzers di Strauss, accompagnate dai loro cavalieri appartenenti al primo reggimento granatieri dell'esercito italiano. E siamo allo sport con il calcio in primo piano, nella pagina sportiva c'è il turno infrasettimanale di Serie C, nella decima giornata ancora un pareggio per Picerno, ieri sul campo del Monopoli la formazione di Longo sotto, poi al Val pari con Alba d'Oro nella ripresa, vediamoci il servizio. Monopoli e Picerno a caccia di punti nella gara del Veneziani che mette di fronte l'11 di Tomei, reduce dal primo successo stagionale con la Virtus Francavilla e i Longo Boys che vantano il bomber del girone Murano ma che sono a digiuno di vittorie da un mese esatto. Ricco turnover in casa Picerno che si presenta in campo con 6 volti nuovi rispetto all'incontro di sabato con il Messina. I lucani sembrano meno compatti del solito, il Monopoli approfitta dell'amnesia rosso-blu e riparte con grande velocità. Borello cerca D'Agostino che punta Savarese e va al tiro, Merelli è attento. Il Monopoli è in palla, azione a sinistra sull'asse vassallo D'Agostino Santaniello. Tracciante rasoterra, Merelli non ci arriva, Viteritti brucia Guerra e porta in vantaggio i biancoverdi. Primo
primo gol del terzino ex Potenza che fino a un paio di settimane fa era senza squadra. Nella ripresa a lungo sistema il suo Picerno con gli innesti di De Cristofaro e Albadoro. La prima azione porta la loro firma e soprattutto il tiro assist di Murano che premia l'inserimento proprio di Albadoro e subito 1-1. Le squadre si allungano e ognuna potrebbe portare a casa i tre punti, ma l'occasione migliore del Picerno. Vitali ruba palla a Peschetola, assista a Murano che controlla e spara alle stelle. Incredibile occasione per il bomber lucano. Si arriva così fino alla fine. Monopoli e Picerno si accontentano di un punto che permette ai ragazzi di Longo di stazionare in zona playoff. Eccola qui la pagina dedicata alla gara sulla Nuova del Sud, Picerno buon pareggio a Monopoli, la formazione di Longo prima va sotto, gol di Viteritti, poi la recupera nella ripresa, il pari arriva dalla panchina con Albadoro, Murano decisivo anche quando non segna, suo è stato l'assist. Oggi in campo c'è il Potenza, Lerda, chiamate a fare risultati. In campo alle 20:45 al Viviani con il Sorrento. L'obiettivo sono i tre punti. Dobbiamo sbagliare poco e avere coraggio, quello che in parte i ragazzi mi hanno dimostrato a Giuliano. Il tecnico rossoblu sul modulo, la difesa a tre è il vestito più adatto al momento. Ho visto diverse partite e ad oggi è la soluzione migliore. Questo dunque quanto dichiarato dal tecnico Lerda durante la conferenza stampa di ieri alla vigilia della gara di questa sera. Sul quotidiano del Sud c'è la politica in primo piano con le regionali, Movimento 5 Stelle, referendum su PD e Chiorazzo. I falchi del Movimento spingono per una consultazione interna su alleanze e candidatura a governatore, divisi anche i due consiglieri regionali. Leggeri apre al protagonismo rivendicato dal laicato cattolico. Pessolano di Azione chiede condivisione su programmi e anche sui nomi. Mara Lucana, Potenza estorsione alla discoteca, condannato il clan dei Buttafuori. Il digitale sostenibile, premio prestigioso per il casco intelligente della Inaltech di Matera. Rai 1, il caso Claps, oltre 3 milioni hanno rivissuto in TV la prima parte della tragedia di Elisa. Agricoltori, regione è peggio della grandine. Non si riescono a sbloccare circa 7 milioni di euro da 8 mesi legati alla crisi energetica per la guerra. L'allarme del consigliere Braia, rischiamo di perdere 30 milioni di euro dei fondi PSR 2014-2023 nello sport. Il Picerno contagiato dalla pareggite, Potenza oggi arriva il Sorrento. Prima di andare a leggere le prime pagine dei quotidiani nazionali ci sono le previsioni meteo di questa giornata. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da questo flusso di correnti umide occidentali atlantiche che fanno capo a questa vasta circolazione depressionaria che interessa l'Europa occidentale e nel frattempo giungerà un altro peggioramento sul nord Italia. Più nel dettaglio notiamo la mappa della nuvolosità che ci mostra come frequenti addensamenti interesseranno le regioni del centro nord e anche i versanti tirrenici sotto la spinta di queste umide correnti di libeccio piuttosto umide che porteranno nuvolosità ma anche piogge frequenti, soprattutto al nord. Come dicevo, nella seconda parte della giornata la situazione andrà peggiorando con un altro carico di pioggia, ma qualche piovasco non è escluso anche sul basso versante tirrenico. Vediamo più nel dettaglio il tempo previsto nella giornata di giovedì. Avremo quindi un contesto per il momento un po' più soleggiato al centro-sud sui versanti adriatici, ma con nuvolosità frequente su quello sul versante tirrenico, con qualche pioggia, come dicevo, tra Calabria e Sicilia nord-orientale, mentre andrà sensibilmente peggiorando nel corso del tardo pomeriggio e verso sera al nord con un altro carico di pioggia che investirà un po' tutte le regioni settentrionali, fenomeni localmente anche di forte intensità. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Prima
Prima di andare a leggere i quotidiani nazionali, c'è una notizia di servizio che interessa i cittadini di Corleto Perticara, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Lo ha stabilito con ordinanza il sindaco Mario Montano dopo la comunicazione da parte di Acquedotto Lucano della sospensione dell'erogazione dell'acqua nel centro abitato. Andiamo a concludere la notizia. Nel centro abitato dalle 8 di oggi fino alle 17 di questa sera. L'interruzione del servizio si è resa necessaria per consentire i lavori di ripristino della rete interessata da un guasto. E cominciamo la lettura dei quotidiani nazionali dal Corriere della Sera. Naturalmente in primo piano c'è il conflitto in Medio Oriente, Israele prepara l'invasione, Netanyahu, gli ostaggi priorità, Erdogan shock, Hamas sono dei liberatori. Il leader parla alla nazione, anch'io risponderò per il 7 ottobre, Gaza allo stremo, il giallo del carburante. E nella foto notizia in primo piano ci sono le gare di Champions, rossoneri fermi a 2 punti, sconfitta anche la Lazio, Mbappé trascina il PSG e mette nei guai il Milan, che ieri ha perso per 3-0. La stampa, Erdogan con Hamas, il leader turco, non sono terroristi ma liberatori, a Beirut patto fra jihadisti, Netanyahu pronti a invadere la striscia. Siamo su Repubblica, Erdogan, stacco Hamas, stesso titolo, il conflitto in Medio Oriente, il presidente turco si smarca da USA e Unione Europea sui fondamentalisti, non terroristi ma patrioti, annulla la visita a Gerusalemme, Netanyahu pronti all'intervento, dopo parleremo delle responsabilità anche le mie, Biden all'Iran, basta attacchi, la ricetta di Fatah per il futuro di Gaza nella Cisgiordania che sogna la jihad. Sul giornale, caso Gianbruno, Marina scende in campo, il numero uno di Fininvest retroscena, inventati, stimola Meloni, fake news sul caso del titolo di borsa. L'inchiesta sul critico, il ministro lo scarica, Sgarbi solo bugie, esistono due San Giuliano. Approfondiremo questa notizia andando a leggere ora il Fatto Quotidiano. Sgarbi scaricato da tutti, dice il Fatto, mente su leggi e rimborsi, imbarazzante. Premier e San Giuliano verso il ritiro delle deleghe, ANAC e antitrust sventola l'ok delle authority, ma è per le fondazioni, sugli eventi pratica aperta, smentito anche dal ministro San Giuliano. Sul Sole 24 Ore, nella fascia alta, ci sono le notizie dedicate al conflitto in Medio Oriente, Erdogan difende Hamas, Netanyahu lancia la sfida all'invasione di Gaza, ci sarà 6.546 morti palestinesi a Gaza. La posizione USA, Biden, gli attacchi dei coloni palestinesi devono fermarsi, il reportage, strade deserte, negozi chiusi, l'area spettrale di Gerusalemme. Poi c'è l'economia, incentivi in arrivo, il codice unico per semplificare 2.000 agevolazioni, ok della Camera al DDL, il riassetto non porterà a una risoluzione delle risorse, manovra e pensioni, taglio del 4%, uscendo con quota 104 a 63 anni. Le novità, Bonomi, mancano stimoli a investire, Bonomi appunto di Confindustria, poi riscossione, pignoramenti sprint sui conti correnti, bonus casa ritenute più care, costi per 1 miliardo, comuni in rivolta, conto da 1 miliardo per tagli e stipendi, donazioni, vendita dei beni senza restrizioni. E il Sole 24 Ore è stato ospite all'udienza del mercoledì del Papa, in occasione dell'udienza del Santo Padre a Roma, i vertici del gruppo 24 Ore hanno consegnato a Papa Francesco il manifesto dell'educazione finanziaria, iniziativa lanciata al Festival dell'Economia di Trento. Bravi, su questo bisogna lavorare, continuate così, ha detto Papa Francesco. Siamo sulla Gazzetta dello Sport con le gare di Champions, buio Milan, Champions Show di Mbappé, rossoneri travolti a Parigi, il fuoriclasse francese segna e trascina il PSG 3-0 Calabria, noi troppo sbilanciati, Pioli replica, a volte si perde lucidità, e a perdere è stata anche la Lazio con il Feyenoord, Sarri si infuria, pesante KO in Olanda per 3-1. Inter-Juve, lo scudetto siamo noi, due rivali, un obiettivo, il tricolore. Zhang, che oggi fa 5 anni da presidente,
Letta di presidenza ha una missione, la seconda stella. Il CAN punta su una squadra più sostenibile che può lottare già per il primato. Questo dunque quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport di oggi. Con questo quotidiano si chiude qui Prima Notizia. L'informazione sulla Nuova TV torna alle 13.50 con la prima edizione del nostro telegiornale in studio. Grazie per la cortese attenzione, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.